Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio di Allure Lover. Grazie a un altro youtuber, tiktoker, Giovanni Arena, ho scoperto che qui a Carini, posto dove ho abitato per anni, c'è una delle mete di dark tourism della Sicilia, che non credo lo sappia nessuno. Comunque stiamo parlando del castello di Carini. Andiamo a vedere. Il castello di Carini è un luogo che fin da bambino vedevo con grande ammirazione. Tuttavia, solo negli ultimi anni è stato possibile poterne godere appieno la sua bellezza. Attorno a questa struttura, eretta a cavallo tra l'XI e il XII secolo, aleggia la famosa leggenda della baronessa di Carini, di cui possiamo leggerne in libri o vederne in film di dubbia qualità. Ma andiamo per ordine. La struttura ha una forte matrice araba, che poi venne rinnovata quando la famiglia Aragona prese possesso delle terre carinesi. Nel XIV secolo pare addirittura che la mia famiglia, ossia la famiglia Chiaramonte, prese possesso di queste terre e che, se ci pensate, è assurdo venire a scoprire proprio adesso che abito in Germania. Magari potrei fare un reclamo, che ne dite? In modo la struttura presenta quindi i classici stili arabo-normanni. Dal bastione è possibile godere un'emozionante vista su tutta Carini e Villa Grazia di Carini, è un qualcosa che fa sempre un po' rimanere a bocca aperta. Nella corte centrale è possibile percepire la vera natura medievale della struttura. Essa mostra il fascino della sua storia millenaria e purtroppo, seppur sono stati fatti dei restauri, l'età si avverte anche dello stato in cui si trova la struttura oggi. Nella piccola cappella del castello è possibile intravedere dei vecchi affreschi che un tempo affrescavano completamente questa piccola stanzetta che è davvero deliziosa. Mentre le restanti stanze nei due piani sono relativamente spoglie. Alcune mantengono dei vecchi affreschi, riportati appunto alla luce dal restauro voluto dalla giunta comunale, ma molte altre stanze hanno perso il loro vecchio splendore. La struttura ospita alcune mostre come quella dei pupi siciliani, una vecchia tradizione palermitana che purtroppo si sta perdendo, oltre ad alcuni abiti d'epoca riutilizzati nelle rievocazioni medievali che spesso vengono organizzate nel periodo natalizio. Ma andiamo a scoprire l'animo noir del castello di Carini. Ecco trovata la stanza dell'omicidio della baronessa. Qui alle mie spalle potete vedere un suo ritratto e qui è rappresentata, diciamo, dopo il restauro, comunque la sezione dove è stata ritrovata, quantomeno dove la leggenda dice che appaia questa mano. Qui un artista ha riproposto la mano. Interessante, non trovate? Si tratta del femminicidio della baronessa Laura Lanza di Trabia, la quale venne data in sposa a soli 14 anni a Don Vincenzo la Grua dalla Macca. La povera baronessa non amava di certo il marito impostogli dal vavido padre Cesare Lanza di Trabia, ma come è noto al tempo le donne purtroppo non avevano molta voce in capitolo. Tuttavia la nobile Laura, infelice del suo matrimonio, trovò nuovamente il sorriso tra le braccia del giovane cugino del marito, Verganello. La liaison andò avanti per un paio di anni, ma i due vennero scoperti e dopo un casareccio processo vennero condannati a morte e pugnalati nella stanza che vi ho appena mostrato. Si dice che l'impronta della baronessa rimase indelebile nel tempo e che spesso ritorni nel castello a cercare il suo amato, ucciso insieme a lei per aver avuto la colpa di amare ed essere ricambiato. Sono davvero contento che l'amministrazione comunale abbia rivalutato questo monumento storico. Carini è una città medievale ed è giusto che abbia il suo posto nella storia, diciamo, locale, sotto certi punti di vista. Cari viaggiatori, il video è terminato e mi auguro vi sia piaciuto. Vi invito a vedervi i prossimi video e mettere tanti like. Ciao!